Oggi la mamma è venuta a cucinarmi le polpette di melanzane, giusto donna? Giusto, giusto. Mamma mia che profumo! Ma c'è la mozzarella dentro? Sì. Mozzarella, provola. Sì, il garbanino. Galbanino? Sì. Eccole qua, prima e dopo. E poi, oltre le polpette, ovviamente non poteva mancare una bella lasagna. Con che c'è? Con che l'hai fatta sta lasagna, ma? C'è di tutto e di più. Che c'è? Carne? C'è l'uovo sodo, c'è Uovo la provola sodo. filante, c'è il prosciutto cotto. E dai, ho preso già 2 kg solo ad ascoltare. Oggi la mitica Tui non sta bene. Dici un po', che hai Tui? Come ti senti? Come stai? Male, eh? Ti gira la testa? C'è tipo giramenti di testa, tipo c'è lo stomaco bloccato, non ha. E forse è perché non mangia riso da 3 giorni. Sembra una cavolata, ma il riso per loro è Sì, fondamentale. I know it from today, before sleep and I. In genere tu lo mangi 3 volte al giorno, no? In un giorno 3 volte. Sì. Ci credo. Vabbè. Ciao. Allora, andiamo all'assaggio, vediamo un po' come sono venute. Ti sei spento il forno, eh? Mamma mia, che roba, Rosanna. Tui, vieni qua, prova questa melanzana, questa polpetta di melanzana. I know. Dimmi com'è. Buona. È buono, mamma, cucinare. Vai, chilloi. Allora, nani. Mi scegli tu. Com'è? Sì, non arrivo. Tanta roba, eh? Io finisco o no? No, fai io. Vai, finisci, finisci lo. Non lo vuoi? Basta? Fai io. Com'è? Belli. Buono? Buono. Vado, eh? Prendo un'altra, ok? Donna? Sì, di là è più Quale? fresca. Questa? Sì. Che roba. Tu la puoi mangiare o sei a dieta, Rosa? Tu però se hai mal di pancia, sta roba non va bene. No, peperoncino male. Non è peperoncino? Perché? Che cos'è? Pesce. Perché? Cioè, non è peperoncino quello, quello è pesce, mi stai a dire. Pesce. Allora, dai. Pesce col peperoncino. Vabbè. Guardate l'avvoltoio di mio fratello come viene a rubarci le melanzane, che sarebbero solo per me, perché so io che sono tornato. Le Bravo. polpette. Allora, eh? Hai messo Come con? si chiamano quelli lì che. Sciaca. Non sciacallo sei, ecco che sei. Che Addirittura. cos'è questa tu? Cipolla. Cipolla? C'è una Sì. busta solo di cipolla? Davvero? Ma col maiale o solo cipolla? Sì, il maiale. Ah, giusto, con la pelle del Basta. maiale. Ok. Ok. Wow, Ma la guarda là. lasagna non la mangi? Ma. La mangi un po' di Sì, lasagna? anche in due. Ok. Allora ragazzi, quando la mamma mi viene a cucinare a casa, gli amici sentono il profumo. E guardate un po' chi vi è venuto a trovarci, il mitico Rocco! Capito? Sì, ve lo ricordate questo soggetto? È venuto in Thailandia. Quando è venuto in Thailandia, scusa? A novembre. A novembre. Dove è però? Va, in cucina, in cucina. Comunque, complimenti per lo zaino, eh? Carino, carino, molto bello. Nel frattempo, ecco la lasagna, quindi mi sa che è ora di mangiare. Dai, mangiamo, eh? Signori, tenetevi forte, la signora Rosanna fa le porzioni. Guardate, guardate l'amico come viene a scroccare. Questo è meraviglioso. Incredibile. L'angolo, chi lo vuole l'angolo? Io. Ecco, lui è il peggio proprio. Non le mani. Vai, dici com'è Massi sta pasta. Dacci il voto pure a sto punto. Sii onesto, eh. Non aver paura della mamma, sii onesto. Da 1 a 10. Sì, occhio a quello che dici. 100. Rocco, tu che dici? Meglio non parlare. Ha assaggiato solo le polpette, Rocco. Vabbè. Intanto tu non si sa, è non pervenuta. Mi sa che sta facendo la casalinga in terrazza. Buono. Tanta roba. Dove è finito tu? Tui, è Ehi! pronta la pasta? Ah, vabbè, t'aspetto, eh. Ok, siamo all'assaggio della thailandese.
Pasta al forno, sì, pasta al forno, tipica lasagna italiana. Prima volta per te qui? No. It's the first time o no? Anche lei with mamma. Mm. Ah, Phuket, con gli ingredienti di Phuket. Sì. Questa c'ha ingredienti italiani. Sì. Facci sapere, eh. Buona, mamma. Com'è? Mamma mia. Da 1 a 10. Oh! 200. Quanto? 200. Cioè, la stessa strategia dei rimasti, incredibile. Va bene, buon appetito, no? Okay. Bravo.